Tentato furto alla pizzeria da Corrado a Fano, 3 i malviventi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Giornalista molestata in diretta TV, emesso un DASPO per il tifoso di Chiaravalle, non potrà partecipare agli eventi sportivi per i prossimi 3 anni. Da lunedì verifiche serrate sulle norme anti-Covid, ecco le direttive del prefetto Tommaso Ricciardi. Sui bus la polizia controllerà il possesso del Green Pass, si rischiano sanzioni. Partiranno nei primi mesi del 2022 i lavori per le 2 rotatorie a Rosciano di Fano, dove perse la vita il centauro Alessandro Minardi. Dai Biroccini in mostra agli alberi fatti all'uncinetto, domenica prenderanno il via gli eventi di Natale a Marotta e Mondolfo, tra arte, cultura, musica e solidarietà, mascherine e Green Pass obbligatori nelle 2 piazze principali. 5 medaglie d'oro, 9 argenti e 3 bronzi, ottimi piazzamenti e risultati incoraggianti per la Fano Fortuna e Nuoto, che ha avviato la stagione agonistica in tutti i settori. Buonasera e ben ritrovati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con il tentato furto in una pizzeria situata in Viale Romagna a Fano. I ladri che non hanno trovato il denaro contante se ne sono andati a mani vuote, ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Incappucciati con una mascherina sul volto, si sono intrufolati dalla finestra che dà su Viale Romagna i 3 malviventi che nella notte tra venerdì e sabato scorsi hanno fatto irruzione nella pizzeria da Corrado a Fano. Dopo aver colpito più volte con una pietra questo vetro antisfondamento, la lastra si è staccata dall'infisso e i ladri sono entrati. Poi però alle 3:30 è scattato l'allarme e tempo pochi secondi il titolare Corrado Mondelci si è collegato con le telecamere e ha visto i malintenzionati che si aggiravano nel suo locale, così è partito all'istante per recarsi sul posto, ma di loro nessuna traccia. Io abito a Stravetere, quindi tempo una mezz'ora, tre quarti d'ora per venire. Intanto ho avvertito i carabinieri che sono venuti subito. E venendo su ho incontrato 3 persone in centro che camminavano, 3 ragazzetti, e lì per lì non gli ho dato molta importanza perché ero più preso a venire qui in modo veloce per vedere cosa era successo, però dopo riguardando bene i video delle telecamere credo proprio che quei 3 ragazzetti erano le persone che sono venuti qui a farmi visita. Hanno rubato qualcosa all'interno? Fortunatamente no, anche perché non lasciamo niente da rubare, c'era il cassetto della cassa aperto o vuoto, quindi quando è entrata una persona lì dentro ha visto che non c'era niente e poi appena scattato l'allarme è fuggito subito. L'allarme è scattato proprio subito, ha fatto in tempo a fare qualche passo. Hanno provocato solo dei danni, è riuscito a quantificarli? Solo dei danni, ancora no, sto aspettando dei preventivi, adesso abbiamo messo in sicurezza diciamo il locale, anche se c'è la vetrata danneggiata, sto aspettando diciamo dei preventivi per le riparazioni e oggi andrò a fare denunce ai carabinieri in modo tale che anche dei video e le telecamere, se succede da qualche altra parte, che riescano a trovare. Il questore di Firenze ha emesso un DASPO di 3 anni, entrato in vigore oggi, per tenere lontano dalle manifestazioni sportive Andrea Serrani, 45 anni, ristoratore di Chiaravalle denunciato per violenza sessuale. Il tifoso della Fiorentina sabato scorso aveva molestato la giornalista Greta Beccaglia, toccandole sedere mentre era impegnata in una diretta con Toscana TV al termine della partita Empoli-Fiorentina. Temporaneamente sospeso anche il conduttore del programma, che dallo studio aveva minimizzato l'accaduto. Nei giorni scorsi invece la polizia e la Guardia di Finanza di Ancona sono intervenuti in un ristorante kebab situato in via Gramsci, nella città dorica, dove erano presenti 13 persone più il titolare, un assembramento incompatibile con l'attuale normativa anti-Covid, visto che il locale può permettere la consumazione all'interno a un numero massimo di 5 persone alla volta. L'attività commerciale è stata chiusa per 5 giorni e il titolare, un 31enne di Ancona, dovrà pagare la sanzione amministrativa di 400 euro. E le forze di polizia dovranno eseguire i controlli in maniera serrata, puntuale e rigorosa. Sono queste le direttive fornite dal prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi, che ha presieduto una riunione sulle misure urgenti per il contenimento della pandemia. Come noto, dal 6 dicembre al 15 gennaio l'accesso agli spettacoli, agli eventi sportivi, ai bar e ai ristoranti al chiuso, nonché alle feste, cerimonie pubbliche e discoteche, sarà consentito in zona bianca e gialla solo a chi ha il Super Green Pass,
e quindi a chi ha effettuato il vaccino è guarito dal Covid-19. I non vaccinati invece potranno solamente, e con tampone negativo, recarsi al lavoro, utilizzare i mezzi di trasporto, accedere ad alberghi e a spogliatoi per attività sportive. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, i controlli verranno effettuati anche a campione dalla polizia e dai vigili urbani. Se un ultra dodicenne viene sorpreso sul mezzo senza il lasciapassare, dovrà scendere e poi sarà sottoposto a sanzione. Ed ora la sanità. Sono 416 positivi al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. La provincia più colpita è quella di Ancona con 129 nuovi casi, seguita da Pesaro Urbino con 81. Negli ospedali della regione ci sono 3 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 110. Resta invariato il numero dei degenti in terapia intensiva, mentre scende leggermente quello dei pazienti in semi-intensiva. Infine, nell'ultima giornata non si sono verificati decessi legati al coronavirus. Nel giro però di 2 settimane sono aumentate di un terzo le classi in quarantena nelle Marche, che dal 15 novembre sono passate da 94 a 145. La maggior parte, 59 in totale, riguardano le elementari, seguono le scuole superiori. Intanto la regione ricorda che da domani alle ore 10 sarà possibile prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid anche per i soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Cambiamo argomento e parliamo della pesca della vongola, per la quale si punta al riconoscimento IGP. Tutti i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Ottenere il riconoscimento IGP, identificazione geografica protetta, per la cosiddetta purassa o poraccia, ovvero la vongola pescata nel nostro tratto di mare, quello compreso nel compartimento marittimo di Pesaro, è ciò a cui aspira l'organizzazione dei produttori autorizzati alla pesca delle vongole Camelea Gallina, che ha costituito un comitato promotore formato dall'associazione Vongolai di Fano, la cooperativa Piccola Pesca Baldelli di Gabicce, l'organizzazione dei produttori pesca di Fano, Marotta e Senigallia e dalla cooperativa Casa del pescatore di Cattolica. Il comitato ha commissionato una serie di esami e studi scientifici al Dipartimento di Biologia e a quello di Economia dell'Università di Urbino per evidenziare le caratteristiche e le potenzialità della nostra vongola in confronto a quelle del nord e del sud Adriatico. Ciò che è emerso dalle ricerche è stato illustrato i giorni scorsi in un incontro nella Sala della Concordia del municipio di Fano, in cui erano presenti le amministrazioni comunali di Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo e Senigallia, assieme a numerosi associazioni del territorio. Perché arrivare in questo processo di valorizzazione della nostra vongola, creando appunto, aderendo alla denominazione IGP, significa valorizzare la pesca, significa valorizzare il lavoro del mare, delle persone che in questi anni ci hanno ovviamente lavorato, ma significa anche valorizzare la nostra enogastronomia, quindi etichettare in modo specifico un prodotto, una grande valorizzazione del nostro territorio. Il Comune di Mondolfo, in particolare con Marotta, ha una flotta importante di imbarcazioni e di pescatori che attraverso il porto sia di Fano che di Senigallia sono attivi nella pesca della vongola, della Venus Gallina. Per noi è importante perché questo riconoscimento potrebbe dare un ulteriore valore ai prodotti del nostro mare e di conseguenza caratterizzare ancora di più la nostra zona sia a livello turistico che gastronomico. A sostegno dell'aspirazione dei vongolai sono stati illustrati nell'ambito dell'incontro i risultati ottenuti dallo studio del professor Fabio Musso, realizzato in collaborazione con la dottoressa Roberta Borgognoni e la professoressa Elena Viganò, che ha evidenziato la grande importanza economica del settore, mentre la ricerca del professor Mauro Magnani, in collaborazione con la professoressa Francesca Andreoli, si è focalizzata sull'identificazione dei marcatori molecolari per distinguere e caratterizzare gli esemplari di Camelea Gallina dell'area del nord delle Marche. Dallo studio è emerso che questa specie di vongola resiste maggiormente agli stress a mare e alla carenza d'ossigeno. È una risorsa che vorremmo valorizzare, ha spiegato Tonino Giardini, presidente OPEF Fano Marotta e Senigallia. Procederemo andando a sottoporre il quesito per il riconoscimento IGP al Ministero delle Politiche Agricole. La vongola è un patrimonio non soltanto dei pescatori, ma anche un patrimonio del territorio. Oggi la cucina, il turismo gastronomico è un turismo importante. Noi abbiamo un patrimonio perché abbiamo diciamo, le maggiori risorse a livello nazionale. Le nostre marinerie, sia dell'Anconitano che del Pesarese,
producono fino a un massimo di 6.000 tonnellate di vongole all'anno e le esportiamo in mezza Europa, oltre che fornire le catene di supermercati. Quindi questa risorsa noi vorremmo valorizzare. Nei primi mesi del 2022 partiranno i lavori di riqualificazione della viabilità in zona Codma a Rosciano di Fanno. Lo annuncia l'assessore Fabiola Tonelli, che specifica anche la finalità di questo intervento alla luce del terribile incidente accaduto l'8 settembre scorso in cui ha perso la vita il centauro Alessandro Minardi. Nel dettaglio verrà realizzata una grande rotatoria nello spartitraffico che da Rosciano porta a Bellocchi o chi dal cimitero si dirige verso Sant'Orso. Un'altra piccola rotatoria, ha proseguito l'assessore, sorgerà in via Campanella verso Rosciano. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta, ha dichiarato Tonelli, e pensiamo di completare la gara d'appalto entro il mese di dicembre per aprire il cantiere all'inizio del prossimo anno. Invece nella zona dell'ex aeroporto sabato scorso è stato inaugurato il Bosco della Memoria, un'area verde dedicata alle vittime della pandemia, 185 le piante messe a dimora. Servizio di Filippo Pucci. Un momento ricco di significati, un momento intenso ma soprattutto di ricordo. Sabato scorso, in via della Colonna, nella zona del Vallato a Fano, è stato inaugurato il Bosco della Memoria. Tanti i fanesi che hanno partecipato alla nascita di una nuova area verde che avrà il compito di tutelare il ricordo e la memoria di chi se n'è andato a causa della pandemia. ...185 le piante autoctone che sono state piantate dai familiari tra preghiere, lacrime e lunghi abbracci e che tramite un'attenta cura verranno seguite giorno dopo giorno fino alla loro crescita. Alla mattinata presenti il comune di Fano, diversi esponenti politici e le forze dell'ordine. Non è mancata la presenza della diocesi con il vescovo Trasarti, che ha voluto ricordare i tragici momenti tra paura, solitudine e dolore. Armando ha poi voluto sottolineare il grande lavoro svolto dai medici durante l'inizio della pandemia fino ai giorni d'oggi. Ad intervenire poi è stato il primo cittadino Massimo Seri, che ha dedicato la giornata con tre diverse parole: ricordo, speranza e comunità. Ricordo perché ricordare le persone care che ci hanno lasciato, persone che ci hanno lasciato una testimonianza, persone con cui abbiamo vissuto degli affetti, delle gioie, dei dolori, ma ricordare significa anche così in qualche modo recuperare quello che magari molti non hanno potuto fare in quei momenti, cioè salutare e elaborare il lutto che l'hanno dovuto fare in solitudine, e questo penso sia stato un momento veramente doloroso. Comunità. Questo, lo stare insieme, fare questi gesti, significa essere comunità, perché quando si ricorda, quando non si dimentica chi ha vissuto con noi, è stato con noi, significa essere comunità. Comunità significa solidarietà, significa unione, significa condivisione di gioie, di dolore, ma soprattutto significa che quando qualcuno rischia di rimanere indietro sa che può contare con qualcuno. E l'altra parola è speranza, coltivare la speranza, sì, piantare un albero significa nascita, rinascere, e quindi allora con questo bosco vuole essere un momento per ricordare la pandemia, la tragedia che ci ha lasciato, ma significa anche sperare in un futuro migliore, che sappiamo che se siamo uniti saremo capaci di essere comunità, sicuramente sarà un futuro migliore e sapremo sempre affrontare le sfide in modo migliore. Al Poderino di Fano parte il progetto Facciamo Rete, in un quartiere in cui la pandemia ha portato disagi, difficoltà e spopolamento di attività. La Caritas parrocchiale di San Pio X, insieme all'associazione Vivere il Poderino, ha pensato a delle iniziative per una comunità più solidale. La situazione pandemica ha portato con sé numerosi disagi e difficoltà che hanno colpito anche il quartiere di Poderino di Fano, dove persone e famiglie si sono trovate a dover far fronte a nuove forme di povertà, sia economica che relazionale. Per questo motivo la Caritas parrocchiale di San Pio X, assieme all'associazione Vivere il Poderino, hanno dato vita al progetto Facciamo Rete per una comunità più solidale, per organizzare un sistema di ascolto diffuso sul territorio ricco di situazioni di difficoltà invisibili da intercettare e risolvere.
vivere. Negli ultimi tempi, infatti, il quartiere sta vivendo un particolare momento di spopolamento di attività, come macellaio, pasta fresca e rosticceria, ma anche di servizi come edicola e banca, che si ripercuote pesantemente sulle fasce più deboli e sugli anziani. Vi è anche il problema del disagio adolescenziale, la difficoltà ad avere spazi e locali accoglienti per l'intera comunità. Obiettivo del progetto, quindi, è aprire lo sguardo e il cuore per accogliere i disagi anche nei piccoli segni e per riuscire così, dove sia possibile, a mettere in atto strategie di vicinanza e aiuto concrete per tutto il quartiere. Ci siamo accorti che i centri di ascolto, così come sono organizzati nella diocesi, non sono in grado di raggiungere tutti e purtroppo sono l'ultima spiaggia di chi è in difficoltà. Serviva quindi impostare un ascolto diverso, diffuso sul territorio, ha spiegato Roberto Ansuini, volontario Caritas. Abbiamo appunto pensato di creare una rete territoriale con tutte le figure che sono presenti nel territorio, dai negozianti ai medici, alla farmacia, alla scuola, alle associazioni sportive, che hanno un ruolo non indifferente, non solo educativo, non solo sportivo, ma anche sociale ed educativo, e i volontari di condominio e tutti coloro che possono essere disponibili a lavorare con noi in rete. Lavorare in rete significa anche creare poi una comunità solidale, una comunità dedita alla prossimità e all'accoglienza dell'altro. E ovviamente questo non vuole essere una struttura molto organizzata e strutturata, ma deve essere una sorta di welfare non formale che si rifaccia certamente all'impegno sociale, ma che sia ispirato dalla pastorale della carità. Per questo sono stati attivati 2 punti di ascolto per chi si trova in difficoltà o conosce situazioni di disagio o ancora per chi vuole collaborare al progetto. Il primo, situato presso la Caritas San Pio X, attivo il martedì dalle 16.30 alle 17.30, e il secondo all'Associazione Vivere il Poderino, aperto il venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Inoltre è stato attivato anche un numero dedicato. La prima iniziativa del progetto è stata il tutto sospeso, ha spiegato Ansuini, grazie alla quale chi vorrà potrà acquistare nei negozi del quartiere dei buoni spesa da 2,50, 5 o 10 euro destinati ai più bisognosi. Il farmaco sospeso è un'esigenza, che è un'iniziativa che andrà a sostenere l'acquisto di farmaci da banco per le famiglie in difficoltà. La carne è sospesa perché anche noi come Caritas, che aiutiamo diciamo quotidianamente col pacco alimentare le famiglie, però difficilmente riusciamo a dare della carne o comunque del materiale fresco. La stessa cosa per il pasto sospeso che abbiamo fatto con l'Emporio AE, con la cooperativa Contatto, in realtà dove appunto con questi buoni sarà possibile fornire qualche volta, insomma, ovviamente, un pasto alle famiglie in difficoltà. Ci spostiamo a Mondolfo, dove oggi sono state presentate le iniziative del Natale più bello nel borgo più bello. L'ingresso sarà libero, ma le attrazioni, le 2 piazze principali, saranno accessibili soltanto con Green Pass e mascherina. Dai mercatini agli alberi fatti all'uncinetto, dal viaggio nel mondo dei biroccini alle tante attività dedicate ai più piccoli, come i laboratori, le letture in biblioteca e le calze regalate dalle Befane di Urbania, che arriveranno a Mondolfo per salutare Babbo Natale, gli elfi e tutti i bambini. Prenderà il via il 5 dicembre il ricco calendario di iniziative organizzato per il Natale più bello nel borgo più bello. Il programma, dedicato a tradizioni, arte, cultura, musica e solidarietà, è stato presentato questa mattina nella sala del Consiglio Comunale. Il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato un'ordinanza nella quale verrà imposto l'obbligo del Green Pass e della mascherina per accedere alle diverse attrazioni. Di certo il provvedimento sarà valido nella piazza del Comune e in quella dell'Unificazione. Tante iniziative sia su Mondolfo che su Marotta. Ci sarà una mostra molto interessante al complesso monumentale di Sant'Agostino, le luminarie per tutto il territorio comunale, in particolare qui sulla piazza del Comune, quindi abbiamo illuminato il nostro palazzo comunale come anche l'anno scorso con questo albero nella piazza del Comune particolare. E ringraziamo davvero le tante associazioni sia di Mondolfo che di Marotta che hanno contribuito e contribuiscono ogni anno per questi eventi natalizi e per promuovere al meglio il nostro territorio.
Le iniziative promosse dalla Proloco Mondolfo Trecolli prenderanno il via domenica alle 10, oltre ai mercatini natalizi con tanti hobbisti ed espositori. Allo stesso orario è prevista la partenza della Camminata della Solidarietà, messa in campo dalle associazioni di volontariato per raccogliere fondi destinati a progetti in ambito sociale a favore delle famiglie del territorio. Importantissima la collaborazione con Avuls e le donne dell'Uncinetto, chiamiamole così, che hanno fatto già dall'anno scorso un albero che è andato in onda a livello nazionale. Quest'anno hanno raddoppiato la loro opera con un secondo albero, e non potevano mancare, tornano quest'anno i biroccini, che l'anno scorso sono stati grandi assenti, però quest'anno con una esposizione statica per ovvi motivi tornano e si faranno vedere, e avremo modo di incontrare gli artigiani, i costruttori, scambiare con loro anche qualche notizia. I tanti eventi che si svolgeranno anche nelle domeniche del 12 e 19 dicembre sono stati resi possibili grazie alla collaborazione delle Proloco di Urbania e di Piobbico, dell'Avis e di tante altre realtà della provincia di Pesaro Urbino. Sarà una bella collaborazione con PAM, Proarte Mondolfo, che quest'anno dal 19 dicembre al 16 gennaio presso il Chiostro Monumentale Sant'Agostino aprirà delle mostre dedicate agli animali, tant'è vero che la denominazione è Animal Emotion, e ci saranno tre diversi momenti che andranno a raccontare come gli animali, ad esempio, hanno sempre fatto parte nell'arco della storia, della quotidianità delle persone, delle famiglie, all'interno delle sopralogge, fino ad una mostra fotografica di Claudia Rocchini, che è la fotografa degli animali, insomma una giornalista e una fotografa di fama internazionale. Ci sarà anche la collaborazione con l'Archeoclub, con le visite guidate all'interno del borgo, e altra cosa fondamentale, insomma, a Marotta, presso Piazza dell'Unificazione l'8 dicembre e il 18 dicembre ci sarà, grazie alla Proloco Marotta, una serie di iniziative che terranno viva la piazza, insomma, con il presepe dei pescatori e l'animazione per i bambini e molto altro. Insomma, queste saranno le iniziative principali che alterneranno cultura, intrattenimento, e mi viene da dire anche la necessità forse di stare in sicurezza ma anche un po' leggeri, insomma, in questo nostro periodo storico. E adesso lo sport, è ripartita con ottimi risultati la stagione agonistica della Fanum Fortuna Nuoto, che continua a prepararsi per le prossime sfide. Proseguono anche i vari corsi alla Dini Salvalai. Ottimi piazzamenti e risultati incoraggianti in tutti i settori. È già positivo il primo bilancio della Fanum Fortuna Nuoto, che ha avviato la stagione agonistica il 14 novembre scorso. Gli atleti della categoria assoluti sono scesi in acqua a Pesaro per la gara di qualificazione al campionato regionale, in cui si sono visti subito i frutti dell'impegno profuso in allenamento. Buoni infatti i riscontri cronometrici ottenuti. Il fine settimana successivo ha visto protagonisti master al prestigioso trofeo di Riccione, a cui hanno partecipato oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di circa 80 società. Anche in questo caso da segnalare le buone prestazioni di tanti nuotatori. Il loro impegno ha portato a un bottino di 5 medaglie d'oro, 9 argenti e 3 bronzi, oltre a un piazzamento al 13° posto nella classifica finale di società. Infine, domenica 21 novembre, hanno fatto il loro debutto i giovani esordienti della Fanum Fortuna Nuoto nella gara provinciale di Montecchio, anche qui con riscontri interessanti. Sì, è stato davvero un buon inizio di stagione per i nostri ragazzi, che hanno gareggiato in 3 manifestazioni federali a livello assoluto, esordienti e master. I ragazzi si sono davvero ben distinti, hanno migliorato i loro primati personali, e quindi è stata una grande soddisfazione per tutti i tecnici del settore agonistico, Roberto Tonelli, Marianna Bartolucci, e per l'allenatore dei master Marco Ricci. Gli allenamenti però proseguono, quali sono le prossime tappe? Certo, gli allenamenti proseguono, abbiamo già progettato un collegiale invernale a Sarnano con tutti gli atleti della squadra agonistica, saranno 5 giorni di allenamento in zona montana per fare anche avere delle esperienze di natura diversa, no? Di gruppo ai ragazzi, e per farli allenare al meglio.
Anche i master a proseguito russo continueranno a gareggiare in altre manifestazioni in programma dicembre e gennaio, mentre gli atleti della squadra assoluta e gli esordienti si preparano per i campionati regionali che si terranno a febbraio e a marzo. Veramente l'attività della nostra scuola nuoto federale che anche in un periodo non molto favorevole, no, come tutti sappiamo, si è distinta perché abbiamo avuto veramente un notevole riscontro di partecipazione e di iscrizioni ai corsi di scuola nuoto per bambini, adolescenti e adulti e anche per l'acqua gym e per la ginnastica dolce e per tutte le attività comprese. Noi abbiamo sempre avuto molta attenzione per le esigenze dei diversamente abili. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la Fanum Fortuna Nuoto. Abbiamo uno staff tecnico veramente all'altezza che sta svolgendo un lavoro davvero di grande qualità. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata dell'Appetito Vien Mangiando, condotta da Maria Elena Del Bianco, a seguire uno speciale dedicato ai mercatini natalizi a Monbaroccio, presentato invece da Davide Cecchini. L'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti voi.